La Presidenza del Consiglio regionale del Molise ha organizzato, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, un convegno dove si sono affrontate le tematiche relative ad un problema oggi in forte crescita. La sede del Consiglio regionale, per volontà dell'Ufficio di Presidenza retto da Quintino Pallante, ha voluto celebrare la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, organizzando, insieme ad alcune associazioni sociali e all'Università di Roma Tor Vergata, un convegno sul tema dal titolo Facciamo rumore contro il bullismo. Una iniziativa che ha visto la presenza di due classi della scuola secondaria di primo grado, una della provincia di Campobasso, l'altra di quella di Isernia. Qualsiasi ragazzo abbia problemi o vede qualche problema che riguarda il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, bisogna sempre parlarne in famiglia, denunciarlo alle forze dell'ordine, parlarne in parrocchia con le istruzioni. Quindi il messaggio che noi lasciamo è quello che bisogna comunicare. Spesso i reati li compiono gli adulti. È chiaro che i ragazzi, quando vengono sensibilizzati da adulti, sanno che quello che si deve e quello che non si deve fare. Chiaramente lì il primo compito è quello della, il ruolo fondamentale è quello della famiglia, poi vengono le istituzioni. Ma sensibilizzare sotto questo profilo porta a dei risultati che nella società poi dopo si vedono.